settore del greco torna l'iniziativa del Banco Alimentare, organizzato come di consueto dalla Chiesa di Santa Maria del Carmine per la distribuzione di generi alimentari. Quest'anno verranno donati anche indumenti per tutte le famiglie del quartiere più bisognose, grazie all'intervento della Protezione Civile in collaborazione con TV City. L'appuntamento, che si terrà domani mattina a Piazza Palumba, assume un valore ancor più significativo dopo un periodo di forte crisi economica causata dalla pandemia. Abbiamo intervistato il parroco Don Mario Pasqua, sempre attivo nelle attività di supporto per i più fragili. Non è la prima volta, ma l'occasione, grazie anche alla Protezione Civile, che insieme a Ciro, che facendo questa proposta di donare questi abiti per le famiglie più bisognose. E domani proprio ci sarà martedì, ci sarà il banco alimentare come facciamo sempre. Era da parecchio che non dopo la pausa estiva che abbiamo fatto, adesso riprendiamo di nuovo di aiutare le famiglie, ma non che durante l'estate non abbiamo aiutato le famiglie, perché poi c'è una bella iniziativa, e questo lo devo dire, anche se questo va sui social, e forse noi tutti i bambini della prima comunione che hanno fatto quest'anno venivano presentati alla comunità, più che altro per pregare per loro. Domenica 3 ottobre abbiamo concluso questo numeri che abbiamo fatto dall'inizio di aprile fino al 3 ottobre, domenica 3 ottobre abbiamo concluso, e dove i bambini venivano presentati alla comunità e dove loro offrivano questo cesto. E questo cesto che loro davano, noi abbiamo aiutato anche nel periodo estivo, quando non abbiamo avuto il banco alimentare, abbiamo donato a quelle famiglie bisognose. Noi cerchiamo di fare tutto il nostro meglio. Domani, martedì, quando daremo il banco alimentare, noi chiederemo alle famiglie se c'è bisogno, noi diamo. Noi mettiamo sempre il nostro meglio, cerchiamo sempre di fare il bene per gli altri. Forse non sarà perfetto, ma la perfezione è solo di Dio.